fatto a riunioni precedenti, in particolare poi a quelli di intreccio e condivisione con iniziativa che partiva di attacco sulla società della cura, che tra la nostra iniziativa, quindi il coordinamento nazionale per il diritto alla salute, cosiddetto relativo manifesto, e quell'iniziativa di attacco, si è cercato di convergere su un'iniziativa nazionale condivisa, assieme, insomma, che inizialmente era stata prevista al 7 di aprile e che 7 di aprile, 7 di novembre, e che per tutta una serie di motivi, poi ci saranno le riunioni, sono già previste alcune riunioni per Zoom e quant'altro da parte di Attac, è stata slittata ad oggi al 21 novembre. Qui parliamo di una manifestazione a Roma sui temi della sanità, dell'ambiente, del welfare, cioè di tutti quegli aspetti sociali complessivi che hanno in qualche modo interessato o sono stati ributtati, diciamo così, all'attenzione grazie, tra virgolette, la situazione dovuta agli interventi per contenere il contagio Covid. In quell'ambito noi avevamo proposto, previsto che a livello regionale venissero fatte delle iniziative regionali intorno al 24 di ottobre, un po' per iniziare a scaldare i motori per quanto concerne anche il nostro manifesto, quindi capire anche l'interesse e la risposta più ampia al di là delle singole associazioni che partecipano, ai singoli che hanno in qualche modo aderito, ma anche appunto poi per preparare in qualche modo, aprire la strada per questa iniziativa di carattere nazionale. E quello che stavo pensando, quindi in particolare per la regione Lombardia, sentendo anche Vittorio Agnoletto, che oggi penso che stasera non riuscirà a collegarsi perché ha un altro impegno contestuale, era appunto quello di fare un'iniziativa regionale, Covid permettendo, nel senso, ormai le scommesse su quali saranno le limitazioni nell'arco di qualche giorno, anche solo di qualche giorno, sono difficili da fare. E comunque, nella, diciamo, costanza delle limitazioni permesse per iniziative di questo genere, di fare un'iniziativa che potrebbe essere come data o il 31 o il 7 di novembre. Accenno subito che parlandone tra di noi, come dice Democratica, anche perché abbiamo un impegno al 31, preferiremmo, saremmo più portati al 7 novembre anche per organizzare anche con più calma, nel senso che dipende anche che cosa vogliamo fare, se è una cosa più o meno complessa rispetto a stare in piedi con dei manifesti o fare delle cose un pochettino più articolate dal punto di vista logistico più onerose, tra virgolette. Quindi una data che potrebbe essere il 31 e il 7, che sono due sabati tendenzialmente nella tarda mattinata, e parlando tra di noi, i temi ovviamente sono quelli che ha detto Muscolino, quindi in particolare gli aspetti di salute, di sanità, chiamiamolo in particolare della struttura sanitaria, della risposta della sanità lombarda, ma ovviamente non solo e tanto sul discorso Covid, quanto sulla storia da Formigoni in avanti, in particolare della deriva privatistica, aziendale e quant'altro che ha avuto la storia del sistema sanitario regionale nella nostra regione. Quindi cogliere, come il manifesto stesso vuole cogliere, sfruttare, tra virgolette, l'occasione del Covid, che ha messo fortunatamente per certi versi a dura prova questo modello che noi da anni, diciamo, sbagliato, cerchiamo di ostacolare in tutti i modi, di appunto di accumulare forza per il suo cambiamento verso un qualcosa che più assomigli alla riforma sanitaria, alla sua origine ovviamente attualizzata, piuttosto che la deriva attuale. Per cui 31 o 7 come ipotesi, mattina, tarda mattinata, ovviamente si possono discutere, migliorare e quant'altro,
E il luogo ovviamente dovrebbe essere il, tra virgolette, centro del potere, quindi il Pierellone bis o Formigone, mi sembra che non gli è stato ancora dato un nome proprio, quindi Piazza Città di Lombardia, in sostanza, e un'iniziativa che si potrebbe fare, ovviamente la buttiamo lì in termini di proposta, ovviamente da discutere in modo più ampio, è in qualche modo adattando quello che è stato fatto ultimamente la Marcia della Pace. Questa è una proposta in particolare di Elisabeth, in cui si è fatto questa specie di cordone distanziato, e quindi si è rispettato da una parte le limitazioni, ma dall'altra si è caricato comunque di significato anche visivo all'iniziativa. Quindi fa un cordone sanitario intorno al Pierellone nuovo, a Piazza di Lombardia, e magari arricchire questo cordone da dei momenti, quindi da delle mini piazze, da dei luoghi lungo il cordone, magari su un tema ognuno specifico, e magari appunto poi gestiti, in qualche modo organizzati da singole associazioni che si prendono cura, diciamo così, di presentare o di fare un qualcosa per portare all'attenzione un determinato tema legato in particolare alla sanità, che può essere ovviamente la privatizzazione, il welfare aziendale, i lavoratori, le condizioni del lavoratore della sanità in questo periodo. I temi sono tanti, sono quelli del manifesto, la sicurezza sul lavoro, eccetera, in maniera più generale e quant'altro. Per cui fare questo cordone con un certo numero di punti di focus lungo il cordone, ognuno tra virgolette monotematico, e gestito da una o più associazioni, appunto affinché poi si veda l'insieme e poi si vedano anche l'apporto che ogni associazione, ogni comunque gruppo di persone dà o vuole dare a questa iniziativa. Quindi ovviamente, avendo Vittorio, abbiamo sicuramente un buon amplificatore tramite Radio Popolare dal punto di vista della pubblicità, perlomeno da quel punto di vista. E quindi si tratta di capire se l'idea, così come l'ho accennata, può andare, se ovviamente è super modificabile. Se le associazioni in particolare che rappresentate pensano di potersi spendere in proprio, e anche ovviamente cercando un po' di coinvolgere altri, e quindi capire come organizzare un percorso, sia pubblicizzando la cosa, ma anche definendo come strutturarla, e poi dividendosi ovviamente anche i compiti dal punto di vista, diciamo così, pratico-logistico, in maniera tale che poi si riesca bene a farla partire e poi realizzarla. Per cui l'obiettivo qui oggi è naturalmente stasera di cercare di inquadrare l'iniziativa da un lato, e dall'altro di cercare di costituire un gruppo che si poi coordina ai fini più pratici di riuscire ad arrivare a avere autorizzazioni, come dire, organizzare, se vogliamo farlo nel modo in cui ho accennato, i vari focus, dove prendere le corde, cioè tutte queste cose, diciamo così, tra virgolette banali, ma che poi servono per dare poi corpo a un'idea che ovviamente da tempo che abbiamo, che è giusto, e sarebbe appunto anche ora in qualche modo farla emergere anche a livello visivo all'esterno, e anche per permettere magari a molte persone che scalpitano giustamente dal potere dire la propria, e comunque esprimere la necessità di un cambio di paradigma, di un cambio di direzione da parte della Regione Lombardia, per poter appunto dare voce a questa realtà che riteniamo sempre più ampia e che ha sicuramente molto condiviso anche il nostro manifesto, dato che la nostra appello iniziale ha avuto a suo tempo degli ottimi risposte, e quindi ci ha portato fino all'elaborazione di quel manifesto, che riteniamo sia la punta più avanzata
oggi, almeno dal punto di vista associativo, in termini di proposta e di alternativa, e sul come aver capito l'insegnamento, tra virgolette, che ci porta il Covid, che non è solo ovviamente nel campo della salute, della sanità in quanto tale, ma di una visione della salute che sia ovviamente a 360 gradi, che parte dall'ambiente e dalle condizioni di vita, ma poi dei diritti nei luoghi di lavoro e in ogni realtà. Questa è l'idea che buttiamo, cerchiamo di capire se quanto interessa e quanto è modificabile, quante gambe ha per poter camminare. Grazie. Grazie, grazie Marco. Allora, chiedo se c'è qualcuno che vuole Io? intervenire. Sì, Antonio Cimino? Sì. Sì, prego. Allora, scusa, io volevo fare una breve storia di quello che è successo a Brescia in questo periodo, anche perché la regione Lombardia è molto grande, come è stato ricordato da poco, e per cui ci sono iniziative nelle varie zone. Quello che abbiamo fatto a Brescia è si è riuscito a dar vita a un collettivo molto variegato, perché accanto a Medicina Democratica partecipa Radio Onda d'Urto, il Magazzino 47, forme sindacali dalla CGIL Funzione Pubblica, i CUB, i COBAS, l'USB, organizzazioni tipo Non Una di Meno, Restiamo Umani, Forum Salute Mentale e così via. Il dato positivo di questo collettivo è che dopo tanto tempo a Brescia non abbiamo litigato tra noi della sinistra, cioè dire sulla tematica della sanità si è riusciti ad andare avanti tutti assieme, cioè dire, non ci sono stati né screzi, né litigi né niente. E abbiamo fatto tante iniziative, abbiamo iniziato a giugno con un incontro in piazza sulla tematica generale della sanità, il problema e mancanze di quello che era stato sulla gestione del Covid nel Bresciano, tant'è vero che questo collettivo si chiama Non sta andando tutto bene, e ha portato anche a questo primo incontro alla nascita di un dossier che io penso di aver mandato a Muscolino, penso che lo conosca Fulvio e così via. A settembre abbiamo fatto un secondo incontro che prendeva spunto da quella che era la situazione economica e le conseguenze economiche di quello che stava succedendo, a cui aveva partecipato anche Fulvio. A ottobre abbiamo fatto varie manifestazioni perché abbiamo fatto una prima manifestazione per difendere gli ospedali civili ed evitare che diventi un hub per il Covid, cioè dire, distruggendo quello che è un ospedale storico della nostra città, ma importante per la regione Lombardia. Abbiamo presentato il libro della Nava sulla diffusione del Covid dal Bergamasco a tutta Italia, e martedì faremo un'iniziativa in provincia, a Iseo, sulla difesa dei punti nascita e la difesa della libertà della donna, della scelta dell'aborto e altro. E nel futuro prevediamo di diffondere, per cercare di interessare di più la popolazione, degli incontri nei singoli quartieri della città. Dico da prima quelle che sono state le grosse difficoltà che abbiamo notato, difficoltà in realtà che è molto difficile coinvolgere i cittadini sulla tematica della sanità, perché se noi andiamo a parlare di pubblico privato, dopo il pubblico che in realtà non è più pubblico ma è un'azienda, e grosse differenze tra l'ospedale pubblico e l'ospedale privato non è che si vada a vedere sulla difesa del territorio, in cui in questo momento la regione, anche rispetto alla seconda ondata, sta riconcentrando tutto verso gli ospedali, ma in realtà a livello di territorio non ha fatto nulla o ha fatto molto poco.
Abbiamo fatto per cui partito con un'analisi in realtà di che cosa vogliono i pazienti. I pazienti vogliono essere visitati subito, avere delle visite qualificate e pagare poco. E per cui occorrerebbe cercare anche iniziative che si riescano a diffondere le criticità della sanità partendo dai bisogni dei cittadini. E questo si era pensato, cioè dire stiamo organizzandoci banalmente di diffondere il modulo che ha inviato Agnoletto a tutti, banalmente sul rispetto dei tempi di attesa. Tempi di attesa che tipo negli ospedali pubblici impegnati al Covid si sono dilatati e diventati non più gestibili. Questo potrebbe essere qualcosa di cui ci permetterebbe di parlare sul problema pratico alle singole persone. Sicuramente come base per rilanciare il discorso che noi difendiamo la salute, non ci basta cambiare la sanità, ma bisogna ricominciare a parlare di salute, e per cui salute vuol dire non soltanto avere la medicina appropriata, ma c'è il problema della casa, c'è il problema del lavoro, c'è il problema dell'istruzione e così via. E sicuramente, visti i tempi molto brevi, perché siamo oramai a metà ottobre, se entro dicembre debbono decidere qualcosa sulla legge 23, occorre che nell'iniziativa sia chiaro che su questa legge 23, in questo modo, non possa più andare avanti, e non basta che sia edulcorata con due zuccherini da parte della Lega o altro che la modificano senza voler modificare nulla. Io sono d'accordo con l'iniziativa di Milano, come data preferisco il 7 novembre perché finalmente prenderemo il Palazzo d'Inverno, e per cui potremo occupare la sede della Regione in modo tale che, a parte qualche denuncia che può capitare, parlerebbero sicuramente di noi. Questo per cui il quadro di ciò che abbiamo fatto a Brescia, diamo la nostra disponibilità a quello che avverrà il 7 novembre e altro, cercando di coinvolgere eventualmente altre persone del collettivo che in questo momento hanno lavorato. Questo è più o meno il quadro. Grazie. Allora, io non ho... ha chiesto Dario Ballardini di intervenire. Prego. Mi ero scritta anch'io, eh. Anch'io. Perché in mezzo qui, allora mi sono messo cosa. Scusate, ma sto facendo tre cose insieme. Allora. Prima Roberto e Giovanni. Scusa, che sto per... C'è il mio microfono. Allora... sì, dunque, allora Roberto Acerboni e poi prego. Niente, ho voluto intervenire perché noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica l'altro giorno, poi siamo alcuni presenti qui, siccome non ci siamo ancora riuniti per valutarla, chiedo loro magari di integrare rispetto alle cose che sono uscite così. Comunque la cosa è stata positiva perché, diciamo, dopo il flash mob che abbiamo fatto per la difesa del San Paolo e San Carlo a gennaio di quest'anno, però è stato sempre che ha avuto un certo risalto sulla stampa così, è la prima volta che riusciamo fuori dal nostro comitato a coinvolgere, diciamo, parecchie altre realtà. C'erano alcuni sindacati di base così, c'era la Riconquistiamo Tutto della CGIL, c'erano alcune forze politiche presenti, c'erano due centri sociali, lo ZAM e Panetteria Occupata, e anche, come si chiama, ovviamente Medicina Democratica e il Forum Diritto alla Salute. Per cui il discorso sarebbe troppo lungo da fare, ma diciamo abbiamo trovato abbastanza unità di intenti su quello che va fatto, come si chiama, di qui in avanti. Prima di tutto dico che io, che seguo abbastanza, ma credo anche gli altri, il lavoro che è stato fatto del coordinamento nazionale così è senz'altro grosso, così come la produzione, ma è talmente grosso che si fa fatica a seguire tutto, cioè dobbiamo vedere come articolarlo.
perché questa articolazione trovi, come si chiama, delle radici, delle iniziative comuni all'interno del territorio. Diciamo che questo è stato un po' il trade union che è stato fatto tutto all'interno della dozzina di interventi che ci sono stati rispetto alla situazione. Il problema è come queste, come si chiama, tradurle concretamente. È evidente che è stata fatta anche la proposta, tra le altre, di una mobilitazione regionale in preparazione di quella nazionale, e anche quella è stata accolta, per cui ci ritroviamo all'interno di questo tipo di discorso. Sul discorso delle priorità, così viste dal nostro punto di vista locale e territoriale, diciamo due cose sono emerse, perché c'erano anche gli interni degli ospedali. Uno, problema prioritario su cui lavorare adesso comunemente, è l'assunzione rispetto alla mancanza di organici tremenda che c'è adesso. I lavoratori prima lodati sono usciti massacrati, adesso c'è il problema della possibile ricaduta, cioè non possono essere lasciati solo rispetto a questa situazione qua, perché già abbiamo visto le conseguenze drammatiche che ci sono state. Un'altra priorità che è stata data è quella della legge 23 regionale, così colpevole come le precedenti dello sfascio in cui siamo arrivati. Su quella non bisogna lasciar passare il tentativo della Giunta regionale lombarda di passare tutto silenzio e magari reiterare la cosa, anche perché non sembra che, per le testimonianze che abbiamo avuto fino adesso, a livello governativo, e lì magari un altro punto su cui insistere, ci sia tanto la volontà di mettersi di traverso e arrivare a una abolizione di quella delibera per sostituirla un'altra attuale rispetto alla cosa. L'altro discorso, come si chiama, è appunto uscire dal localismo, far confluire tutte le manifestazioni che si sono manifestate in maniera parcellizzata in questi mesi, qui a livello regionale lombardo, perché lì è uno dei prossimi obiettivi, non passava settimana che c'erano due o tre manifestazioni diverse sotto la regione. Adesso non ci sono, speriamo che sia un momento di riflessione, perché questo porti alla consapevolezza che bisogna costituire qualcosa di unitario, non fare tante manifestazioni che poi non riescono a dare risultati. Niente, altre due cose così. Aderiamo, anche se non è solo sulla sanità qui in Lombardia, e saremo presenti con un nostro volantino allo sciopero generale indetto per il 23 da alcune sigle sindacali. Si parla, e anche lì vorremmo sapere un attimino di più, rispetto a un'assemblea, non so se indetta dalla società della cura, per il 24. Anche noi, in maniera scoordinata per i motivi che dicevamo prima, ci riconosciamo in quell'aspetto lì, però volevamo un attimino rimanere collegato. Comunque è un altro aspetto senz'altro da a perseguire. Anche a livello locale, sulla scorta di quanto fatto prima a gennaio, è uscita la proposta di unificare per le sigle, per le realtà che hanno partecipato, anche il discorso di fare delle presenze davanti ai pronti soccorsi preparatorie in certe giornate della settimana, uno o due così, sia San Carlo San Paolo, per rafforzare questa situazione, anche perché per i motivi che si dicevano prima, la situazione all'interno degli ospedali, tutto quanto c'è di come si chiama, repressivo, non poter parlare con i giornali, l'utilizzo degli accordi separati, premiare, come si chiama, in maniera unilaterale certe figure per esautorare le RSU che si manifestano all'interno dei nostri ospedali, credo che siano una cosa abbastanza generalizzata. Io mi fermo qui per quello che dicevo prima, però diciamo che il succo di questa cosa qui è che anche a livello regionale dovremmo trovare rafforzare un coordinamento, sfruttando le occasioni che ci si trovano di fronte nei prossimi mesi, per consolidare
questo che fino adesso noi abbiamo speccato nel nostro piccolo, anche se il nostro piccolo non c'è perché diceva bene Marsicano così all'assemblea, non è il problema dei due ospedali. Per quanto riguarda il sud-ovest di Milano, è il problema di un milione di persone, una fetta grossa della città metropolitana. Grazie. Grazie. Dunque, adesso Giovanna Cappelli. Ecco, vi ricordo per prenotarvi di scrivere a tutti, perché a volte la chat di Zoom mette soltanto una persona, per cui va a finire che scrivete magari a qualcuno in privato, io non riesco a vedere. Prego. Giovanna Cappelli? Mi sentite? Sì, 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 ok. Ecco. Dunque, tre adesso è... cose. Primo, tutti hanno detto che siamo in una situazione molto difficile. Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Tutti hanno detto che siamo in una situazione molto difficile per quel che riguarda il Covid. Io volevo aggiungere a questa difficoltà che sta crescendo e che è frutto non solamente degli errori passati, dei 20 anni passati, ma anche di quello che non hanno fatto in questi 7 mesi, 6 mesi, sia la Regione che il Governo. Voglio parlare di quelli che non sono malati di Covid, ma che hanno patologie più o meno gravi e che devono essere curate e che sono totalmente bloccati. Sono bloccate non solamente quelli che hanno malati di cuore, quelli che hanno il tumore, ma quelli che devono fare delle visite di controllo importanti, è tutto bloccato ed è difficilissimo essere curati. Questa è una situazione molto ma molto grave, perché anche andare solamente a fare la visita al proprio medico curante, giustamente, che prende le sue precauzioni eccetera eccetera, è un'impresa, come è un'impresa prenotare. Quindi secondo me questo va tutto a vantaggio, soprattutto le prenotazioni delle strutture private, che non a caso si moltiplicano e si stanno moltiplicando ancora. Quindi noi veramente dobbiamo fare è il momento per fare una grande battaglia. Io penso anch'io che la manifestazione possa essere per tutti la data più opportuna, sia quella del 7 novembre, perché questa manifestazione, adesso io non penso a grandi masse, però sarebbe importante dal punto di vista del nostro futuro, nostro, come dire, come quelli che lavorano in Lombardia e stringono, diciamo così, legami fra varie province per dare una dimensione, diciamo, lombarda questa mobilitazione, perché è la Lombardia che è la regione dove il neoliberismo e la sanità si è più manifestato, e se noi siamo noi quelli a cui incombe il dovere e la necessità di togliere di mezzo questa sanità lombarda. E faremo una battaglia anche per tutte le altre sanità che hanno avuto come punto di riferimento questa sanità lombarda. Quindi io penso che sono molto d'accordo con quella proposta fatta da Elisabeth, di pensare a circondare l'edificio, a fare una cosa, insomma, non si sente non più. Solamente un punto di varie pronto? Sentite? Sì, io sento bene, Giovanna. Parla pure. Sì, c'è qualcuno che dice che non sente. No, quindi sono d'accordo. Penso che ci potrebbero essere dei momenti, delle tappe di avvicinamento dove è possibile fare dei presidi davanti agli ospedali nelle varie province, o se non si riesce, io pensavo che forse sarebbe bello e anche non particolarmente difficile mettere degli striscioni con una parola d'ordine che possiamo decidere insieme. Beh, secondo me è molto, come sono stati messi gli striscioni nel periodo del Covid, forse di tipo spontaneo,
che si diceva la sanità pubblica è quella che ci difende, così, e hanno diciamo, ottenuto grande successo soprattutto da parte di chi lavorava negli ospedali, perché era un momento difficile e sentire che si riconosceva il loro lavoro era molto importante. Ecco, io penso che dovremmo, forse il gruppo che si occupa di questa cosa qua dovrebbe vedere questi particolari e anche aiutare i vari gruppi a fare questo sforzo. Poi penso che appunto noi, oltre a questa manifestazione che poi prepara quella di Roma, dovremmo veramente pensare, magari la prossima volta diciamo così interveniamo meglio su questo problema, a costruire questa nostra riunione di coordinamento, perché non solamente perché non c'è tutta la Lombardia, ma perché ci sono dei territori che secondo me andrebbero invitati a partecipare bisogna costruire insomma questa partecipazione e anche costruire nei vari territori delle vertenze. Io ho letto la piattaforma che mi ha mandato Viani della sua ST, secondo me se si riuscisse nei territori più possibile a fare queste piattaforme e anche queste vertenze, forse non solamente la nostra manifestazione riuscirebbe meglio, ma sarebbe un passo avanti, insomma, nella costruzione di una rete che si mobilita per difendere la sanità pubblica e la salute dei cittadini, e poi anche per fare quegli interventi, perché io sono d'accordo con quel compagno di Brescia che dice che è difficile mobilitare sulla sanità, e quindi che sul problema della sanità c'è il problema delle liste d'attesa, su queste cose. Noi possiamo fare gli interventi su questa cosa qua se costruiamo una rete capace poi di rispondere ai bisogni dei singoli che hanno il problema di avere la visita e non l'hanno. Se non abbiamo un conto e dire c'è questa possibilità, è un conto portare a termine questa loro richiesta quando ce l'hanno. Sono due cose diverse. E questo dipende solamente dall'esistenza di una rete regionale di aiuto e di solidarietà. Grazie. Va bene, grazie. Dunque, adesso ha chiesto la parola Dario Ballardini, prego. Ciao a tutti. Io la prima volta che partecipo a questa riunione, mi scuso perché so che anche in passato l'ho seguita indirettamente, però parto subito sulle cose su cui sono d'accordo e poi faccio qualche proposta concreta. D'accordissimo sulla manifestazione. D'accordissimo su chi ha detto che si può preparare con iniziative locali e quindi presidi se si riesce, oppure striscioni, magari anche se si riuscisse, anche nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, assemblee locali che preparano la manifestazione, che spiegano i temi. E la cosa secondo me fondamentale è far partire anche una campagna pubblica, decidendo appunto il tema principale. Adesso lo slogan che abbiamo usato a Milano anche per la manifestazione del 20 giugno era Salviamo la Lombardia, poi anche Commissariata della Lombardia è ancora tanto usato e quindi è ancora può essere un titolo della manifestazione. Però la cosa secondo me fondamentale, dato che io leggo tutti i documenti fatti da Medicina Democratica, dal Forum per il Diritto alla Salute, tutti gli approfondimenti, però è fondamentale trovare dei punti su cui chiedere la modifica della legge 23 e di fatto appunto l'investimento nella sanità pubblica, però con degli esempi concreti. Quindi investiamo di più nella sanità pubblica per ridurre le liste d'attesa e i tempi di attesa, qualcosa appunto che possa essere 4-5 proposte, diciamo a livello regionale magari,
e poi dopo che si declinano invece anche a livello locale con le vertenze dal San Paolo al San Carlo, a Brescia, nei vari luoghi. Ed è questo secondo me il modo per fare anche quello che diceva Giovanna, cercare di unire, di coordinare tutto quello che si muove a livello regionale e, sul tema della sanità, perché appunto a Milano avevamo coinvolto dagli l'ARCI, anche l'ARCI regionale, che poi dopo a livello regionale non si è mossa tanto. Ci sono i sentinelli nelle varie province che si sono impegnati, anche le sardine che non c'hanno più molto da fare, però si accodano. Poi appunto anche Vittorio è un punto di riferimento, e quindi come se la lancia lui insieme al coordinamento appunto di tutte le forze che ci sono qua, è importante. E a Milano non ci eravamo riusciti, però questo può essere un obiettivo, dato che a Brescia ci sono anche centri sociali, anche a Milano si stanno attivando anche centri sociali, cercare di invitare anche questi per, diciamo, unirsi tutti per un obiettivo anche raggiungibile, perché mi chiedo io da ignorante se, come sono stati assunti i medici per l'emergenza, con i soldi del Recovery Fund un po' di medici potrebbero essere stabilizzati, e quindi proporre i medici di base, soprattutto dove mancano in tantissimi comuni, io sono di Corsico dove anche qua abbiamo questo problema, dare degli obiettivi, adesso la butto lì, raddoppio del medico di base, magari il 20% di più di medici di base, dare degli obiettivi che possono anche essere concreti e possono spingere a mobilitarsi, magari non poi fisicamente tutti, però se rilanciamo uno slogan e questa cosa qui diventa di nuovo virale e se ne discute, la pressione è tanta, non soltanto per la regione ma anche per il governo, che dovrà confermare la legge 23, e quindi non potrà far finta di niente ma avrà delle proposte concrete. Adesso non si sente. Mi fermo qui. Spero che mi abbiate sentito alla fine, oltre Giovanna. Sì, sì. Sì, sì, grazie. Dunque, a questo punto ho Angelo Barbato, scusami. Va bene, allora io intervengo a nome del Forum Diritto alla Salute, che è stato già citato in altri interventi, e devo chiarire una cosa. Allora, noi riteniamo che questi mesi che abbiamo di fronte per noi in Lombardia sono mesi cruciali. Abbiamo due mesi davanti a noi, e questi sono due mesi in cui la battaglia sulla sanità pubblica e sul diritto alla salute deve trovare dei momenti unificanti, che unifichino le battaglie che si fanno a livello di base, e Roberto citava il Comitato di Difesa della Sanità Pubblica di Milano Sud, è quello che si fa a Brescia, benissimo, ma li dobbiamo anche unificare con un obiettivo politico. E questo obiettivo politico è stato già accennato da alcuni, e in particolare Dario Ballardini l'ha espresso bene, ed è quello che noi dobbiamo fare una battaglia che sia a tutti i livelli perché venga bocciata la legge 23. La legge 23 è oggetto di verifica, come sappiamo tutti, questa verifica scade alla fine di dicembre. Noi, come forum, ci siamo presi l'obiettivo di lanciare una campagna perché la legge 23 venga bocciata, non modificata, perché guardate che la regione stessa la vuole modificare. Noi stiamo seguendo con attenzione tutte le audizioni che sta facendo la regione, i documenti che vengono prodotti dai vari comitati che la regione ha attuato, e io li ho letti tutti, e vi assicuro che la regione è determinata, vista la critica situazione in cui si trova, a anticipare delle modifiche della legge 23 per impedire che questa verifica abbia risultato negativo. Quindi noi invece diciamo, in questo momento, in questi tre mesi, due mesi che abbiamo, la battaglia è perché a livello politico, sulla base di una mobilitazione di base e sulla base di quelle forze politiche che ci stanno, di dire che la legge 23 viene bocciata. Poi ovviamente noi abbiamo delle alternative, ma prima vogliamo che sia bocciata la legge 23.
perché se no noi scendiamo sul terreno della regione, che manda in giro documenti dicendo che bisogna fare i distretti così come sono fatti non vanno bene, che bisogna rivedere alcune attribuzioni tratti S a SST, cose che in sé sono anche giuste e sensate. Però ricordiamo che il problema della gestione Lombardia oggi non è solo un problema di cattiva gestione, non è un problema di corruzione, non è un problema di incapacità. Tutte queste cose ci sono, ma il problema è l'asse portante della legge sanitaria della Regione Lombardia, fondata sulla privatizzazione, sulla scomparsa della medicina di territorio, sull'accentramento negli ospedali e sul premio alle prestazioni e non alla produzione di salute. E questo è l'obiettivo unificante che noi dobbiamo perseguire. Quindi io chiedo a tutti i comitati, a tutti i gruppi che si battono per obiettivi specifici, di considerare che questi obiettivi vanno messi dentro questa cornice. E noi abbiamo un'occasione, perché la Regione Lombardia è in grave difficoltà. Allora, noi che cosa proponiamo a tutte le forze che sono interessate a perseguire questa battaglia? Prima di tutto noi abbiamo elaborato un documento in cui abbiamo fatto una verifica della legge 23, non una verifica dal punto di vista ideologico, ma una verifica dal punto di vista delle ricadute che questa legge ha avuto sulla sanità dei cittadini, sulla salute dei cittadini e sui servizi sanitari. Abbiamo raccolto dei dati, abbiamo raccolto degli indicatori. Noi offriamo, proponiamo l'impostazione di questo documento, che poi può essere arricchito naturalmente, per tutti coloro che vogliono entrare nel merito dei danni che la legge 23 ha fatto e sta facendo alla salute dei cittadini lombardia. Noi su quello ovviamente stiamo mandando a tutte le forze, non lo stiamo mandando a tappeto, sia alle organizzazioni di base che alle forze politiche istituzionali, e stiamo facendo e abbiamo in programma una serie di incontri a tutti i livelli, con i sindacati, sindacati confederali, sindacati di base, forze politiche di tutto l'arco della sinistra e del centro-sinistra, abbiamo comitati di base, associazioni locali, siamo disponibili a dare a tutti coloro che ce lo richiedono questo documento e fare incontri. Ovviamente tante altre, la medicina democratica ha prodotto anche delle altre cose, sono tutte cose importanti che noi chiediamo che confluiscano in un'unica battaglia. Quindi se si tratta di dare un contributo che noi possiamo dare alla manifestazione, il contributo che noi possiamo dare è di fare un elenco preciso e specifico di quali sono gli indicatori di salute che mettono in luce il fallimento della legge 23. Questo è un punto, e guardate che questo discorso va collegato all'altra campagna che noi abbiamo già promosso tutti assieme alcuni mesi fa, che è quella per il commissariamento della Regione Lombardia, 90.000 firme, lo ricordo. Questa battaglia non è finita, perché guardate che quello che sta succedendo anche ora in Regione Lombardia, vediamo il discorso della vaccinazione antinfluenzale, vediamo il discorso della grave situazione che si sta ricreando, e noi l'abbiamo detto questo a giugno, abbiamo detto guardate che con questi sistemi, con questa gestione e con questa organizzazione la seconda ondata ci troverà in difficoltà, e questo sta avvenendo, e quindi c'è ancora motivo per esercitare il potere sostitutivo e per commissariare la regione e per mandare a casa i suoi dirigenti. Allora, noi abbiamo due mesi in cui possiamo fare di tutte, secondo la nostra opinione, in tutte le battaglie che si stanno facendo, in tutte le mobilitazioni, deve essere inclusa la richiesta di bocciatura della legge 23, che è un momento unificante di politica sanitaria. Chi ci sta, ci sta. Chi non ci sta, si prende le sue responsabilità. Cioè, chi fa un discorso a metà e dice sì, cambiamo questo, cambiamo quello, d'accordo, va bene, ma noi gli dobbiamo dire invece che noi vogliamo che venga ribaltata, bocciata la legge, e poi discutiamo di nuove basi su cui possiamo ricostruire la sanità e la salute in Lombardia. Questo è il contributo che noi ci sentiamo di dare. Noi, ripeto,
Il documento è già, l'abbiamo già diffuso, abbiamo già cominciato a diffonderlo, Medicina Democratica, Dico 32, comitati, forze politiche, chi lo vuole glielo mandiamo e siamo disposti a fare incontri e dibattiti in tutte le sedi di qualunque tipo su questo per dare argomenti, perché ha detto Cimino, ha ragione Cimino, su una cosa, noi non possiamo fare discorsi astratti dicendo siamo per il pubblico e contro il privato, siamo per questo, dobbiamo dimostrare che certe carenze e certi danni che sono verificati sono discendono da una certa concezione politica dell'organizzazione della sanità, e questo è il collegamento che dobbiamo fare. Quindi noi, per quel che riguarda noi, siamo disponibili a fare tutte le manifestazioni di questo mondo, e ci saremo sicuramente, come saremo anche il 24 a Roma, e quindi ci sono tante scadenze importanti, e come pensiamo che è giusto fare una battaglia sulle risorse, però guardate anche qui, e chiudo su questo perché non voglio sottrarre altro tempo, guardate che la battaglia sulle risorse è importante, ma non è sufficiente, perché le risorse che arriveranno col recovery fund, ma non subito, ricordiamo, sono risorse che devono essere utilizzate, ma devono essere utilizzate bene, perché se le risorse del recovery fund vanno ad alimentare il privato, vanno ad alimentare le esternalizzazioni, vanno a rafforzare solamente le eccellenze ospedaliere e non il territorio, allora questo non sarà servito, vuol dire che l'esperienza non ci sarà servita. Quindi risorse sì, ma dobbiamo dire come vogliamo che siano indirizzate queste risorse. Questo vale per le mobilitazioni nazionali che si preparano della società della cura. Quindi questo è il discorso che noi, ovviamente quando ci sarà la manifestazione di la presa del palazzo, beh, insomma, cioè, si fa quel che si può. La presa del palazzo della regione, noi ci impegniamo a portare lì in maniera sintetica e comprensibile anche i punti principali del documento sul fallimento della legge 23, questo può essere il nostro contributo o qualunque altra cosa che sia utile. Io chiedo che si faccia, si tenga presente questa cornice unificante. Abbiamo 2 mesi di tempo, la regione è in difficoltà per tante cose, non lasciamo alla regione una scappatoia facile. Grazie. Dunque, adesso ho iscritto Fabrizio Baggi. Prego, Fabrizio. Allora, buonasera a tutte e tutte, io sarò brevissimo, voglio però puntualizzare l'approvazione di alcune cose che ho sentito questa sera. Ad esempio ho il tema della manifestazione, io credo che sia fondamentale una manifestazione regionale, quindi assolutamente sì, ci saremo, daremo il nostro apporto. Mi piace molto l'idea di una piazza che ha al suo seguito tante piccole contropiazze tematiche che mettono in luce e fanno risaltare insomma i vari temi, i vari contenuti della manifestazione. E aggiungo che credo che sia così importante un punto di vista, un momento regionale, che quella manifestazione secondo me potrebbe essere l'inizio di una campagna costruita e strutturata portata avanti dal coordinamento regionale, che a sua volta, sono d'accordissimo con gli interventi che mi hanno preceduto, deve strutturarsi a livelli territoriali, creando territorio per territorio, momento per momento, delle vertenze territoriali che fanno capo appunto ai vari coordinamenti e al coordinamento regionale. Sono assolutamente dell'idea che sia importante creare un gruppo di lavoro che costruisca questa manifestazione, che faccia anche dal punto di vista pratico una suddivisione dei compiti delle varie organizzazioni interne al coordinamento. E mi piace molto l'idea proposta da Giovanna poco fa, che nei territori si costruiscano delle iniziative, quelle che si chiamano verso la manifestazione, perché se ne vengono fatte un numero dignitoso, io mi piace pensare che riusciremo a farne parecchie, con delle parole d'ordine studiate e strutturate che portano i territori a conoscenza dell'iniziativa regionale che sta arrivando, portando nei territori contenuti e diffondendo il più possibile il verbo e il messaggio della manifestazione. Io credo che un lavoro di questo tipo preparatorio possa portare
a rendere quella piazza davvero realmente un momento regionale, che io credo che sia la cosa che è fondamentale, anche alla luce del fatto che insomma la sanità in Lombardia è la stragrande maggioranza del bilancio regionale. Quindi da questo punto di vista, se decidiamo, io sono assolutamente d'accordo, quindi decidendo tutti insieme di costruire una mobilitazione di un momento regionale, l'idea di andare a sensibilizzare i territori con delle iniziative locali, territoriali, oltre assolutamente agli striscioni, come è stato proposto poco fa, io vedrei gli striscioni nelle città più intorno della manifestazione, e invece un ciclo di manifestazioni, di iniziative, di momenti appunto di sensibilizzazione dei territori che portano a quella manifestazione. Per il resto, come non essere d'accordo con tutto quello che è stato detto, per cui non voglio portare via altro tempo, a livello di Rifondazione Comunista Lombardia ci siamo e siamo disponibili a lavorare alla costruzione di questa iniziativa. Grazie, ho finito. Grazie Fabrizio. Dunque adesso ho iscritto Andrea Viani, prego. Buonasera a tutti e a tutte. La parola d'ordine che abbiamo adottato con la costruzione del collegamento nazionale è: la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. E questa parola d'ordine rovesciata è la parola d'ordine dei governi, tutti i governi nazionali, dei governi regionali, tutti i governi regionali, e delle attuazioni locali. La parola d'ordine rovesciata è cioè la salute è una merce e la sanità è un'azienda. Potremmo dire che questa cosa sintetizza le logiche di legge a livello nazionale, a livello regionale, per l'appunto la legge 23, e a livello l'attuazione di questi dispositivi a livello locale. E la battaglia che, secondo me, il coordinamento ha avviato è una battaglia che deve agire e di fatto comincia ad agire a tutte e tre questi livelli. Deve agire a livello territoriale, deve agire a livello regionale, deve agire a livello nazionale. Potremmo dire che gli obiettivi che derivano da questa battaglia, dall'affermazione che noi facciamo, per la quale la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda, la radice di questa battaglia ha come contesto immediato quello territoriale, ma se si fermasse qua sarebbe solo e semplicemente un tentativo resistenziale tutto sommato limitato e assolutamente inadeguato, poiché finita la pandemia, quando ci sarà il vaccino, sarà possibile trasformare il vaccino in una merce in grado di risolvere i problemi che ci sono stati, quindi sarà ripresa completamente e decisamente, integralmente, la linea mercatista a livello nazionale, a livello regionale, a livello territoriale. Quindi noi dobbiamo proprio in questo periodo definire degli obiettivi e portarli avanti il più possibile in modo integrato, collegando i diversi momenti e le diverse iniziative. Tra l'altro, se per esempio, come diceva Barbato, abbiamo 2 mesi di tempo per battere la legge regionale, per opporci con la massima determinazione alla legge regionale, in questi 2 mesi di tempo noi dobbiamo rendere evidente il fatto che la legge regionale è uno degli elementi, se non l'elemento cruciale, che ha determinato la situazione di disastro in cui ci troviamo.
E tra l'altro è possibile dimostrarlo, perché se si spiega come la legge regionale, impedendo una strutturazione territoriale della medicina territoriale, della prevenzione, delle cure primarie, eccetera, eccetera, impedendo una strutturazione di questo genere, impedendo per esempio la formazione delle case della salute, non semplicemente come delle sigle, ma come processi reali di integrazione sociosanitaria con il resto della struttura, questa cosa ha gonfiato i pronti soccorso di richieste, ovviamente, e conseguentemente ha reso impraticabile la possibilità di risolvere la domanda che si produceva, quindi che producendo liste d'attesa pazzesche. Così questo discorso vale rispetto al Covid. Mancando una struttura capace di agire a livello territoriale e ai livelli di acuzie presenti in modo integrato, il Covid ha prodotto la concentrazione di tutte le risorse negli hub e comunque in strutture collegate agli hub, e ha prodotto il blocco totale dell'assistenza sociosanitaria, per quanto limitata essa fosse o inadeguata essa fosse, questa è stata completamente bloccata. E ha prodotto anche dei cambiamenti radicali dentro alle configurazioni ordinarie esistenti, cioè sono stati smantellati degli ospedali, riconvertiti verso altre funzioni. Mi sa che è saltato qualcosa. Realizzazione degli interventi sociosanitari territoriali, che siano essi adeguati e corrispondenti alle necessità esistenti. Quindi, naturalmente, per poter chiarire questo legame, è necessario proprio che si agisca sulle situazioni specifiche. Noi abbiamo fatto nell'Odigiano una piattaforma che ha questo impianto e rispetto alla quale, da un lato, la SST, a cui abbiamo chiesto un incontro, indicando la norma di legge che obbliga l'azienda a rispondere, non riusciamo ad avere il rapporto con la SST. O meglio, la SST sfrutta le situazioni, le contraddizioni che ha creato per rompere il fronte anche della nostra iniziativa. Per esempio, dicevo, con il Covid sono state cambiate le funzioni degli ospedali esistenti. Alcune attività sono state cancellate, altre sono state spostate in altre strutture. È stato concentrato quasi tutto sull'ospedale centrale di Lodi, con funzione anti-Covid, naturalmente non hub, ma comunque sostanzialmente una funzione anti-Covid, e dopo la fase acuta, la riorganizzazione che avrebbe dovuto riprodurre perlomeno la situazione precedente, magari imparando dai disastri che sono stati per migliorarla, ha invece semplicemente prodotto qualche cambiamento, tra l'altro come risposta alla pressione che veniva fatta particolarmente nei paesi dove c'erano gli ospedali, dove ci sono gli ospedali. C'è stata una pressione anche molto forte, anche spontanea, legata ovviamente all'avvertenza, ma comunque spontanea, al punto che la SST ritiene che in questo modo sia possibile bloccare l'iniziativa. Quindi è ovvio che la regione, a livello regionale ma anche a livello locale, interagisce con le contraddizioni che ha fatto e crea delle iniziative che sembrano rispondere alle necessità più immediate. Per esempio, rispetto al problema dell'intervento territoriale, è stato appena comunicato dal responsabile della SST di Lodi che saranno assunti 38 medici di famiglia in modo tale da affrontare le problematiche che sono state, che è una follia, o meglio non è neanche una follia, perché in realtà questa è un'operazione puramente propagandistica.
e lo stiamo dimostrando concretamente, essendo in grado di valutare esattamente quelle che sono le condizioni di organico e le possibilità operative di figure di questo genere. E comunque questa cosa spesa sulla stampa diventa un elemento deterrente rispetto alle iniziative che vengono fatte. Magari anche spacciata questa cosa come il tentativo di dare corpo alle strutture assolutamente fantasmatiche come come si chiama il POT, il Presidio Ospedaliero Territoriale, l'unica che è stata fatta nell'Odigiano con la pretesa di avere una funzione sostitutiva delle case della salute. Quindi lo scontro deve essere a tutti i livelli e dobbiamo capire che, per esempio, per poter avere il massimo di partecipazione popolare, non penso riusciremo a fare tantissimo, quantomeno mettiamo assieme tutte le organizzazioni, tutte le cose che sono state dette, le condivido completamente per la manifestazione proposta all'inizio, però dobbiamo proprio cercare di dare corpo alle battaglie, rendendo evidente che anche le singole battaglie difensive sui singoli problemi, dalle liste, dalla questione degli ospedali, alla questione del POT, eccetera, eccetera, sono collegate al disastro della legge regionale. Quindi dimostrino che la legge regionale deve essere battuta, che bisogna pesciarne i contenuti. Se riusciamo a fare questo lavoro, da un lato sicuramente recuperiamo alla manifestazione, possiamo portare alla manifestazione tutti quelli che abbiamo già coinvolto con le vertenze in atto. Dall'altro apriamo una prospettiva che secondo me deve mantenersi attiva, comunque vada poi la battaglia specifica sul blocco sulla battaglia contro la legge regionale, perché il problema è di lunga lena, cioè lo scontro che abbiamo è di lunga lena. Tra l'altro, se riusciamo a collegare le vertenze locali e territoriali, le necessità locali e territoriali alla battaglia regionale, quindi dimostrando proprio la correlazione tra la legge e quel che è successo, i disastri che abbiamo, le situazioni disastrose che abbiamo, abbiamo anche costruito il terreno per il passaggio successivo, quello nazionale, quella proposta di legge iniziativa popolare nazionale, perché per l'appunto tutti questi elementi si tengono. La parola d'ordine, la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, articolata a livello territoriale, regionale e nazionale, diventa un tutto che ha un'efficacia straordinaria e non è una cosa di breve periodo. Tra l'altro appunto il Covid e i disastri che sta creando, che ha creato e sta creando e creerà ancora, non durerà certo fino a Natale. E la situazione si protrarrà anche l'anno prossimo, speriamo che non sia così drammatica come quella che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, però il terreno rimane aperto, quindi secondo me bisogna proprio costruire, cioè, svolgere appieno la parola d'ordine e svolgere appieno il lavoro che c'è a livello di coordinamento nazionale. Secondo me costruiamo un coordinamento regionale di tutte le iniziative, facendo sì che le problematiche locali particolari siano parte costitutiva di questo coordinamento regionale, e poi costruiamo i coordinamenti territoriali, mettiamo assieme tutte le forze anche a livello territoriale in modo tale da rispondere alle particolari condizioni che la legge ha prodotto luogo per luogo. Da noi, per esempio, noi ne abbiamo fatto l'analisi, ha causato una destrutturazione quasi completa del sistema ospedaliero vigente, e quindi per esempio per noi questa battaglia, che si collega immediatamente alla piattaforma più complessiva, ci dà spazio anche a livello proprio di massa. Quindi d'accordo con la manifestazione, deve essere un momento di unificazione di tutto quello che già è unificabile, di tutto quello che è coinvolgibile dal basso, deve essere un punto di partenza per una battaglia successiva, dove il primo appuntamento è battere la legge regionale e gli appuntamenti successivi sono legati alla prospettiva nazionale. Finito.
Grazie. Dunque, se non ho capito male, vorrebbe intervenire Alberto Michelino? O ha inserito solo il nome? No, voglio intervenire. Ok, ok, allora prego. Sì. Voglio intervenire perché intanto porto un interrogativo. Adesso mi arrivano un po' di mail che dove mi dicono non riesco a collegarmi, roba di questo tipo. Volevo capire se la pagina di Zoom oggi è ristretta o se invece... No. No, la pagina Zoom è sempre, ha sempre il suo limite di 100 persone, però... Noi non siamo neanche a 24. Non siamo a 100. No, perché c'è già qui, adesso a Cerboni può confermarmi, credo. C'è qui quella di Fausto, di altri compagni che cercano di collegarsi. Non si, però insomma, non capisco. Adesso al di là di questo... chiarito sta roba qui, poi glielo scrivo. Prima di intervenire Roberto in merito al comitato, all'assemblea che c'è stato l'altro giorno, che c'è stato il giorno 13 e riportava diciamo la qualità di quel tipo di assemblea e il fatto che quell'assemblea si rivolgesse a una serie di diciamo organismi già attivi, per esempio i centri sociali piuttosto che la CUB, piuttosto che non il Sincopas, cioè qualche altra organizzazione sindacale su cui sono intervenuti, portando la loro il loro contributo al dibattito e portando una volontà, insomma, portando, cioè, c'era uno ancora da questo punto di vista qui che può riportare le cose così come sono state. Diciamo che è stato posto poi l'accento sulla questione dell'iniziativa regionale, ma anche dell'iniziativa nazionale da questo punto di vista qui, del fatto che si uscisse proprio per la storia che c'è il nostro comitato, che ha fatto rinculare la regione, anche il Covid, ma anche noi, sull'ipotesi di chiusura dei due nosocomi, e da questo punto di vista ci siamo trovati in una condizione, come veniva descritto anche da altri, cioè la questione delle liste d'attesa, eccetera, eccetera, in Lombardia con un sistema sanitario che è deflagrato, no? Di fatto è un sistema sanitario, così come l'abbiamo conosciuto storicamente e come è stato, in Lombardia il Covid l'ha fatto deflagrare. Gli altri morti, non sto qui a richiamare il pathos, eccetera, eccetera, ma la situazione è una situazione di disastro totale. E dentro questa roba qui, il problema, dentro questa roba qui si lanciava l'appello di trovare le condizioni per tenere insieme e allargare il tipo di mobilitazione. E una delle questioni è che non puoi fare a meno, se vuoi costruire un allargamento e una mobilitazione sui temi della sanità, non puoi fare a meno di tenere dentro i lavoratori in rapporto a quelli che vivono. Noi l'abbiamo scritto, sia chiaro, non sto nascondendo il fatto che noi nel documento nazionale abbiamo precisato una serie di questioni sulla questione, per esempio, della fedeltà dei lavoratori e della repressione che ha avvenuto. L'abbiamo scritto in modo molto chiaro. Anch'io credo che quel documento sia uno dei documenti più avanzati che c'è all'interno del paese, eccetera. E che la difficoltà è quello di dargli le gambe, quello di allargarlo, di farlo
planare, no? Dentro al tessuto sociale. E da questo punto di vista qui abbiamo a che fare con una situazione dove, no, dobbiamo fare quel passaggio che collega, poi nella regione abbiamo visto che ce n'è di gente che lavora, no, sul piano, diciamo, del rapporto con i lavoratori, con le masse e quant'altro. E hanno fatto mobilitazione così come l'abbiamo fatto noi. Io credo che vada fatta un'accelerazione. Ora è stata individuata la data sull'iniziativa regionale con quelle caratteristiche. A me va bene anche quelle caratteristiche, sia chiaro, perché da questo punto di vista qui vuol dire coinvolgere più persone possibili. No. Dentro questa iniziativa, se noi facciamo queste iniziative, allora riusciamo a parlare della legge Marroni, riusciamo a costruire, ad allargare le possibilità, diciamo, di coinvolgere, far diventare carne e sangue il messaggio costruire il percorso. Se non facciamo questi passaggi e discutiamo senza costruire questi percorsi di mobilitazione, io credo, tra l'altro, da fare il più presto possibile. Io so che altri dicono non siamo pronti, dicono stiamo facendo adesso un tipo di lavoro di base. Per esempio, avevamo lì il centro sociale citato da Cerboni, che è la panetteria, che sta facendo un lavoro egregio sul territorio, no? Che era la zona di Lambrate. Ma loro dicono, da questa, e volevano partecipare stasera, ma mandato, e loro dicono: noi siamo disposti a un lavoro di questo tipo, siamo partiti un po' dopo. Ora io dico, noi siamo partiti un po' dopo, noi dovremmo riuscire a lanciare l'iniziativa partendo dal presupposto, no, che creiamo le condizioni anche per l'adesione e per l'allargamento dell'adesione. Adesso non sto qui a allargarmi sulle questioni della difficoltà che la pandemia ci crea, perché oggettivamente ci troveremo in una condizione di difficoltà ulteriore. Non sto qui perché e poi a individuare, per esempio, noi dovremmo fare un ragionamento serio. Siamo partiti partendo dal presupposto che ci sarebbe stato il contagio di ritorno partendo da tutta la condizione dei posti di lavoro aperti, no? Attraverso il codice Ateco, eccetera, eccetera, fino ad allargare. Adesso il problema principale, dicono, che è la scuola o sono i mezzi di trasporto. Mentre da questo punto di vista qui, dati INAIL, io che non sono un medico, che non ho questa abitudine di andarmi a vedere, no? Me li dico, di andarmi a vedere, i dati INAIL dicono che quello che è successo dentro, sia sulla questione dei morti, e questo sono quelli della sanità, ma non sono solo quelli della sanità, sono i lavoratori che sono infettati dentro ai posti di lavoro, e noi questa roba qui la dobbiamo recuperare. La dobbiamo recuperare perché se questo messaggio lo veicoliamo nel confronto anche con gli organismi di base sindacali, eccetera, noi riusciamo a passare, cioè riusciamo a costruire un rapporto con quel mondo lì, no? Che poi è il nostro mondo, dove sta bandiera se la prendono in mano anche loro da questo punto di vista. Finisco qui, dovremmo dire forse qualcos'altro anche sui vaccini, eccetera, eccetera. No, non abbiamo, per esempio,
a Cerboni mi scriveva in privato, mi diceva: mi sono dimenticato una roba importante, che è questa questione di proporre una serie di iniziative in rapporto nei vari territori, in rapporto alle liste di attesa da fare contemporaneamente, da studiare, eccetera. Lo dico così, siccome però l'ho detto un'altra volta, non ci sono state risposte, forse perché sarà difficile individuare, però oggi sono anche i bresciani, quindi gli arriva direttamente anche i bresciani. Se noi, i lodigiani, che sono una delle punte, insomma, di tutta questa battaglia, se noi riusciamo a identificare una serie di passaggi, no? Ma prendendo noi, perché ci siamo anche noi siamo cittadini anche, abbiamo le nostre patologie, e identificando 3-4 posti in cui, di fronte a, che ne so, una visita medica che ci viene sospesa, uno si rifiuta, no, che gli venga sospesa telefonicamente, si presenta insieme a 20 del comitato, e chiama i carabinieri, facendo scoppiare, cioè riusciamo anche a costruire elementi di trascinamento. No, noi dobbiamo provare a fare questa roba qui. Dopodiché, con l'iniziativa in regione, noi, lo dico a Aurora, noi dovremmo spingere di più nei confronti di quei comitati, tipo quelli di Sesto, dove c'è mio fratello, dove lui ha un rapporto, per fare in modo che loro se l'assumino fino in fondo, no? E che non vadano in giro a dire non siamo pronti da questo punto di vista. Perché se non sono pronti loro per fare un'iniziativa di questo tipo, che sono sul pezzo da sempre, no? Non vedo chi possa essere pronto a condurre la battaglia. Chiudo qui. Grazie. Dunque, io non ho più nessuno iscritto. Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Si può. Antonio? Sì, ok, allora... Pensavo che sarebbe opportuno tirare le fila, certo. Ma non nel senso che sia io che le tiro, ma io potrei fare una sorta di schema e poi vedere se ci sono delle cose da modificare o da aggiungere, in modo tale che le conclusioni le facciamo per certi versi un po' tutte insieme. D'accordo? Sì, sì. Bene, per cominciare io direi questo, che è opportuno che ci sia un gruppo di lavoro. Prendiamo per buono, visto anche quello che è stato detto, il discorso che il 7 di novembre si fa la manifestazione davanti alla regione, che vuol dire Piazza Città della Lombardia, dove si sta anche sotto un tetto. E il gruppo di lavoro cosa fa? Cerca di raccogliere naturalmente le adesioni e sollecitarle anche. Adesso qui, io conoscendo molte persone, ho visto che ci sono, forse non ci sono tutte le province della Lombardia, diciamo i compagni che sono qui presenti, ma quasi tutte. Dovremmo poi vedere, il gruppo di lavoro vede chi deve sollecitare per fare in modo che la manifestazione sia il più possibile partecipata e rappresentativa di tutto il territorio. Quindi un gruppo di lavoro che organizza due cose. Uno, la manifestazione, e due, organizza anche le modalità di partecipazione alla manifestazione stessa. Dato e non concesso, dato perché ormai credo che la cosa sia evidente, che i nodi sono, diciamo, lo striscione generale che vale per tutto il coordinamento nazionale, la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, poi c'è il nodo, la piattaforma che dice eliminiamo la legge 23.
E questo io aggiungerei che il gruppo di lavoro dovrebbe anche studiare, vedere la possibilità. Ci abbiamo già provato con scarso successo di andare davanti al Ministero della Salute e in quel caso il discorso era più o meno lo stesso, perché era il commissariamento della Regione Lombardia, di trovare il modo per poter riuscire almeno a parlare e a dire, cari signori del governo, rispondete che cosa volete fare della Regione Lombardia. No? Se noi vi chiediamo questo, che entro la fine di dicembre questa legge non deve passare, cioè deve essere eliminata, la legge c'è già, se, cosa rispondete? Avete intenzione di andare in questa direzione oppure no? E se no, vediamo che cosa dobbiamo organizzare e cosa dobbiamo fare. Altra questione, cioè dentro nella manifestazione sotto il tetto della regione, noi cerchiamo, tutti hanno il medesimo obiettivo, però ogni territorio c'ha il suo specifico, no? Se ci sono quelli degli ospedali che chiudono, ci sono quelli della medicina generale o della casa della salute che manca, adesso non sto, poi queste, quelli che ritengono che il personale sia assolutamente insufficiente, tutti noi lo riteniamo, per carità, ma quelli che non vogliono essere presi in giro, che ti dicono assumiamo 500 persone di medici di base, sapendo che i medici di base non ci sono, non riescono a coprire i posti che già ci sono adesso. Ma comunque vediamo queste cose, per cui noi dentro nella piazza, oltre che gli obiettivi di fondo che abbiamo, che dicevo prima, ci devono essere tanti altri gruppi di territorio che arrivano lì con il loro manifesto, con il loro cartello, con la loro situazione precisa che deve essere esposta, in modo tale che si capisce che la Regione Lombardia è fatta di una condizione che è assolutamente degenerante, e nel frattempo il gruppo di lavoro dovrebbe anche lavorare per diffondere questa condizione, e cioè bisogna che, utilizzando il, si fa per dire, la vicenda Covid, che si riesca a legare il discorso del Covid con tutte le iniziative che vengono fatte a livello territoriale e che vanno in senso assolutamente diverso. Quindi la legge 23 abolita, la Regione Lombardia conseguentemente che deve essere commissariata, e il discorso generale dell'azienda che deve essere portato avanti nel momento in cui, come qualcuno già diceva, ti dicono adesso noi ti diamo i soldi dell'Unione Europea, dato e non concesso, e questi soldi dell'Unione Europea li distribuiamo fra tutte le diverse strutture private, che sono quelle che oggi sono più in grado di lavorare rispetto a quelle pubbliche. Questa cosa non deve assolutamente accadere e diventa una delle nostre rivendicazioni. E quindi direi, secondo me, il discorso dovrebbe essere questo qua. E quindi chiedo se siete d'accordo e se possiamo lavorare così, perché siccome noi siamo un collettivo, non siamo un partito, non è che, cioè, tutti possono partecipare, e quindi in questo modo tutti devono contribuire. Quindi in questo caso si contribuisce per la partecipazione, l'organizzazione e le modalità sia di carattere metodologico che i contenuti. Quindi io chiedo se si può procedere in questa direzione. Posso dire qualcosa? Prego, prego Angelo. Allora, per quel che riguarda il forum e me che lo rappresento qui, io condivido completamente quello che Fulvio ha detto, e quindi noi siamo disponibili a impegnarci nella direzione che viene specificata, che mi sembra molto chiara, molto semplice anche,
e che sempre tenendo presente la saldatura tra le vertenze locali, e una prospettiva complessiva che è quella politica che noi ci diamo, che è quella della legge 23 e della inadempienza del commissariamento della regione. Quindi per quel che mi riguarda va bene, stabiliamo, formiamo un coordinamento operativo, non so quel che vogliamo, in maniera tale da stabilire tutte le modalità con cui questo avviene. Vogliamo fare le riunioni preparatorie, le possiamo anche fare. Ecco, l'importante è, secondo me, che tutte le realtà che si battono per la sanità pubblica, per il diritto alla salute, qualunque sia l'obiettivo specifico che perseguono, capiscano che è importante partecipare a questo momento che unifica le singole piattaforme specifiche locali con una prospettiva politica generale. Politica generale che noi vogliamo imporre all'agenda, perché non è scontato. Non è che c'è già un itinerario prefissato per la verifica della legge 23 per cui il governo e il ministero si sono impegnati a farla. Non lo sappiamo. Noi vogliamo imporre all'agenda politica questo tema. Questo. Quindi da questo punto di vista io sono d'accordo. Sì, infatti questo è uno dei problemi pratici importanti comunque. Niente, ha chiesto Cimino di intervenire, prego. Io sono perfettamente d'accordo con Fulvio come proposta. Mi piace anche la possibilità che ogni territorio porta a portare le sue criticità e far vedere che di fondo queste criticità che sembrano diverse, ma in realtà sfociano in quella che è l'impostazione della sanità lombarda ed è la legge 23 che sicuramente va abrogata, così come va abrogata la centralizzazione delle strutture pubbliche, che dopo sono quello che riassume la difficoltà del momento. Io chiedo a Fulvio, per diventare molto pratici, che sarebbe necessario però scegliere fin d'ora un coordinatore di questo gruppo ristretto, allargato, quello che vogliamo, che possa tenere le file e riuscire a vedere quando ci si sente e ci si trova, in modo tale da diventare operativi, perché il 7 novembre è fra 2 settimane come preparazione e tutto, 2-3 settimane, non è che ci abbiamo tantissimo tempo. Per cui di scegliere il coordinatore. Io propongo Fulvio, però c'è Fulvio che si nasconde, no? Io propongo Fulvio che possa tenere le file di questa situazione. Beh, io intanto direi questo, vediamo le persone. Se partiamo da questo fatto, il gruppo viene fatto dalle persone che questa sera sono intervenute. Se siete d'accordo. Anche Renzo. Che ci sono persone di Lata, di Brescia, anche Varese. Di Varese, ah, Lodi, Fulvio, si sente Cremona. Si sente male, puoi ripetere perché devi stare vicino al microfono, se no non. Sì, no, perché stavo leggendo contemporaneamente. Allora, dicevo, se quelli che sono intervenuti sono quelli che costituiscono il gruppo, in modo tale che già ce l'abbiamo subito, poi ci daremo una data, chiedo ad Antonio che lui c'ha in mano il potere del computer, per dire ci vediamo il giorno tale, all'ora tale e ci scambiamo. Vediamo che tipo di organizzazione fare. Naturalmente ci pensiamo, i componenti del gruppo cominciano a pensarci per vedere come realizzare concretamente questo discorso, no? E quindi io dicevo, però dovrebbe essere rappresentativo un po' di tutti i territori. E mi sembra che manchi Pavia, Cremona, Mantova, Maria, Cremone, Mantova, perché gli altri ci sono. C'è Pavia, c'è Piero.
Pavia. Piero Rusconi, sì, lo vedo qua nella chat. Piero, ci sei? Ci senti? Ok, allora va bene. Allora c'è benissimo. Allora vecchio, poi ci mancherebbe Sondrio. Sondrio, esatto. Lo posso fare io, visto che abbiamo delle vertenze su questioni ambientali aperte e quindi sono in contatto con queste persone, compreso anche una vertenza davanti al Tribunale di Sondrio. Per Bando, se volete, allora noi abbiamo dei contatti di Sondrio. No, ma c'è anche Mantova, non sentiva, ma c'è anche Sergio di Mantova, è connesso, non riuscivo a sentire l'audio, ma è connesso. Ho capito. Okay. Però bisognerebbe fare in modo che c'è anche Cremona. Antonio, sì, un attimo, Cremona c'è, mi sembra. Sì, no, sì, sono io. Gianni. Sì, grazie. Allora, facciamo che tutti quelli che sono intervenuti, più quelli che non sono intervenuti ma sono le province che non erano presenti, mandano subito una mail ad Antonio o lo scrivono sulla chat, che forse è più facile, e Antonio poi manderà la mail di quando facciamo la prima riunione nel giro di 3 o 4 giorni, perché appunto, come giustamente si diceva, non è che manchi molto. Infatti, posso, Antonio? Sì, sì, un attimo solo. Volevo dire, come ho scritto all'inizio, è meglio che tutti i presenti lasciano un recapito mail con nome e cognome, non lo so, e il gruppo di cui fanno parte, in modo tale che così posso più velocemente, perché purtroppo in questi giorni non è che ho moltissimo tempo per andare a ricostruire mailing list, di sotto mailing list varie. Per cui se i presenti scrivono tutti una mail, poi invierò direttamente a quelli che scriveranno oggi. Poi ha chiesto appunto Roberto Cervoni di intervenire, e prego. No, velocemente, non so se si riesce a fare con i tempi, però noi dopo l'assemblea del 13 dobbiamo ancora vederci, forse lunedì, per valutare l'assemblea del 13, così adesso si è aggiunta questa nuova scadenza, per cui dovremo parlare anche di questo. Non so se qualcuno può fare una brevissima sintesi in tempi utili e stretti da poter utilizzare, in modo da forse non si riesce. L'altra cosa che volevo dire, due cose velocissime. La sintesi delle cose che ho detto, che sono una roba di 5 minuti, la faccio io. Non perfetto, c'è perfetto, che ci aiuta per la riunione che trovate. Due cose che erano venute in mente. Adesso non ricordo chi è il capogruppo, il pezzo grosso del PD in regione, così. Hanno avuto... comincia per B, adesso non me lo ricordo. Comunque, si sono cominciati a occupare della sanità del coro, indovinate per cosa? Per le file chilometriche che durano tutto il giorno agli ospedali San Carlo e San Paolo per fare, come si chiama, il tampone. Il problema è che l'incipit, che non erano attrezzati, questi qui dovevano usare le toilette degli ospedali così. Poi timidamente, se vai avanti nel port, vedi sì, però sappiamo un attimino che a San Paolo negli ospedali non va tutto bene, cosa che noi diciamo da 3 anni così. Tanto bene. Vi invito adesso, Corima, tanto io sono andato a vederli, che cosa dice, i commenti che ci sono tantissimi su questa roba qua. Cioè è tutta gente che ricorda le 80.000 firme del commissariamento, che dice è ora di finirla, questi bisogna mandarli a casa. No. 90.000, quel che so. Per cui il problema, noi a chi ci trova, dobbiamo recuperare questa rabbia, questa partecipazione, che è quella che ha garantito tutte le manifestazioni prima delle ferie e ancora adesso è viva, anzi forse si ravviva di fronte al pericolo. L'altro discorso sulla sanità, MES, mica MES. Anche qui bisogna stanarli, perché dicono ci vuole il MES, no, non ci vuole Mercury. Il problema, per che cosa li vogliono utilizzare i soldi,
perché cosa hanno utilizzato i soldi fino adesso per la sanità. E questa è la discriminante. È su questo terreno che bisogna portarli, è su questo terreno che bisogna anche costruire la manifestazione e portare anche i cittadini, la gente, alla partecipazione. Sì, tenendo comunque sempre presente, io questa cosa continuo a dire da un po' di tempo, che ad esempio si parlava prima dei POT, dei PREST, elementi che, su cui magari si potrebbe anche ragionare. La questione è che fin dall'inizio, sia i POT che i PREST, legge regionale 23, già prevedeva che potessero essere aperti non soltanto dal pubblico ma anche dalle realtà private, per cui significa chiaramente che questi soldi possono essere messi sul tavolo a disposizione di tutti, e in questo momento chi ha la maggiore possibilità, chi ha le mani meno legate, sono proprio le realtà private. Basta vedere quello che sta succedendo adesso appunto con le liste d'attesa. Cioè, in attesa, di fatto, se uno vuole andare a fare un qualcosa all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, deve passare per forza, almeno in Regione Lombardia, dalle realtà private, perché le realtà pubbliche sono di fatto bloccate. Sono di fatto bloccate. Per cui... No, io sottolineo l'importanza di quello che ha detto Antonio, che riguarda il problema delle risorse. Qualunque battaglia che dica vogliamo più risorse, giusta, se non è specificata, fa sì che queste risorse vadano nelle mani di chi è preparato ad accoglierle. Quindi non basta dire vogliamo i POT e i PREST, bisogna dire vogliamo che la medicina territoriale pubblica venga ristrutturata a partire dai POT e dai PREST. Non che i POT e i PREST li fa San Donato, perché li fanno. Ce li hanno già pronti San Donato, San Raffaele, o la Corian, le multinazionali, perché ormai con questi ne abbiamo a che fare. E quindi questo è fondamentale, per questo dobbiamo essere specifici sulle proposte che noi facciamo, se no lavoriamo per il re di Prussia. Eh sì. A questo punto è chiaro che una riunione deve essere fatta settimana prossima. Cioè non si può certo andare di là, al di là di quella... io a questo punto, non lo so, proporrei il 21. Va bene. Non si può fare il 20? Perché ho visto che forse c'è un'altra cosa. Va bene. Manteniamo lo stesso orario? Sì. 21. Lo stesso orario, però adesso io farei i nomi delle persone che sono intervenute più in, diciamo, sul versante di una ristrutturazione centrista. Aurora, non ho sentito il giorno della riunione. Il 20. 20. Alle 8:30? Sì. Sì. Va bene? Eh sì, bisogna, sarebbe martedì. Il gruppo di lavoro, ecco, non c'è bisogno che tutti vengano. Però che vengano tutti quelli di, almeno per ogni territorio. 20:30. Faccio un esempio. Qui c'è Marco Caldiroli, Varese. Piero... Non c'è il cognome, Pavia. Gianni Grazioli, Cremona. Antonio Cimino, Brescia. Andrea Viani, Lodi. Sergio, e non c'è il cognome, Mantova. Benissimo. Poi c'è... Como? C'è Como? Como, Antonio Muscolino. La Vecchia. C'è anche ovviamente... Va bene. Milano città ce ne sono diversi, sì. Che hanno parlato, va bene. Cui non c'è problema. Mantova l'abbiamo detto. Qui c'è Laura Valsecchi. Manca Monza mancherebbe. Monza e Brianza. Io faccio nessuno? Lecco, Milano e Sondrio.
Lecco, Milano e Sondrio. Anche Pavia, se volete. Anche Pavia. No, Pavia c'è. C'è già, però... Poi vai in Emilia Romagna. Va bene. Puoi rappresentare anche gli italiani all'estero. Sì. Potrebbe essere. Va bene, niente, abbiamo visto, siamo a posto e ciascuno ci pensi in modo tale che arriviamo lì e tiriamo fuori tutte le idee. Io cerco appunto le cose sintetiche che ho detto alla fine, le scrivo e le mando nel giro di un paio di giorni. Va bene. Okay? Va bene. Va bene, allora io mando a tutti quelli che hanno lasciato la mail. L'ho lasciata in alto, Antonio, l'ho lasciata all'inizio, sì, ma sì. Poi ce l'hai la trovi. Sì, no, l'ho segnata. Per quello non c'è Antonio, problema. Io l'ho segnata qui sulla chat. Sì, sulla chat. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte.